Fiera internazionale del bovino da latte di Cremona, siamo all'edizione 2019. Questo è l'undicesimo workshop che Ruminanzia ha organizzato in occasione di questa manifestazione. È un workshop importante e anche complesso perché il tema è molto complesso. Ringrazio voi che siete qui fisicamente presenti, ma soprattutto chi in questo momento è collegato in diretta con Facebook. E che abbiamo visto insomma essere un gruppo piuttosto numeroso e nutrito di colleghi, allevatori e comunque operatori di questo settore. Il tema di questo workshop è l'etica applicata alla produzione del latte. Etica è una parola apparentemente molto semplice da pronunciare, anche molto diffusa, no? Etica, stress, benessere, sono parole che utilizziamo molte volte al giorno, ma a volte nell'uso o nell'abuso se ne perde poi in realtà il vero significato. Abbiamo invitato come diciamo ospiti diretti, quindi in degli interventi programmati, il dottor Pasqualino Santori. Santori è il presidente dell'Istituto di Bioetica per la Veterinaria e l'Agroalimentare. È un istituto di cui anch'io faccio parte, diciamo, come socio. Siamo amici, quindi lo chiamerò Pasqualino perché siamo compagni di università. Santori è a triplice attitudine, non c'è il tiro, però è un veterinario, allevatore e praticamente ha questi incarichi sostanzialmente istituzionali. Poi abbiamo invitato Francesco Giani, che è un allevatore della provincia di Pavia, che sta facendo delle scelte piuttosto forti e importanti. Poi Giovanni e Matteo Corsi, è un'azienda, l'azienda Corsi di Parma, è un'azienda che produce parmigiano reggiano, o meglio, produce il latte per il parmigiano reggiano, ma produce nella cooperativa anche il parmigiano reggiano. E poi Livio Bima, della cooperativa Tesori della Terra, che credo ci raggiungeranno a breve, ma dobbiamo iniziare assolutamente puntuali. Questo qua. Qual è l'obiettivo di questo workshop? È un workshop in fiera, quindi è un momento per scambiarsi delle opinioni, non è un momento, diciamo, per fare chissà quali cose o chissà con quali obiettivo. E poi nel pubblico abbiamo degli ospiti importanti che poi via via vi dirò e che coinvolgeremo in qualche modo. Volevo iniziare provocatoriamente con questa cosa. Questo è un libro di Susanna Tamaro che è appena uscito. Alzare lo sguardo. Non c'entra nulla, perché questo libro di Susanna Tamaro parla dell'insegnamento, del ruolo della scuola nell'educazione. Però poi a un certo punto fa un passaggio, non ve lo leggo, ma vi consiglio la lettura del libro, fa un passaggio relativamente al rapporto, un rapporto corretto e sano che probabilmente noi dovremmo avere con gli animali che stiamo allevando. Parlavamo prima con la collega Marta di questa cosa qui, cioè in comune Susanna Tamaro ha per esempio con Temple Grandin, no? La famosa etologa americana, hanno in comune una cosa che è una malattia purtroppo o una caratteristica, non so se è una malattia, è l'autismo, è una malattia, è un disturbo dello spettro autistico, per cui hanno una visione della vita degli animali molto particolare. Perché fanno fatica nella fase di astrazione. Per cui vi invito, perché danno delle indicazioni importanti che sono ormai, secondo me, la terza via. Cioè, la prima via era lo sfruttamento degli animali come se fossero delle macchine da latte, no? Di cui noi siamo figli, e questa fiera ne ha celebrato fino all'altro giorno i fasti, ma anche tuttora. Dall'altra parte, l'animalismo estremo, no? Quindi gli animali quasi antropomorfizzati, animali. Questo, diciamo, approccio della Tamaro piuttosto che la Gardine, ma anche di altre esperienze che sta facendo, per esempio la Jocelyne Porcaire dell'IRRA, è questo approccio intermedio, cioè animali che sono comunque animali con una dignità e una loro etologia che partecipano al nostro processo economico, ma con cui bisogna rapportarsi probabilmente in un modo differente. Non ci sono loro della cooperativa, sicuramente hanno avuto un problema, ma vi do io. Loro sono Tesori della Terra Bio, una piccola esperienza ovviamente, non è un'esperienza industriale. Questa è una stalla della provincia di Cuneo, è una cooperativa del Cuneese. Loro è una cooperativa sociale, quindi che impiega sostanzialmente persone in difficoltà nell'inserimento del normale circuito
lavorativo e sociale, e diciamo per una serie di combinazioni o di progettazione comunque hanno realizzato questa che chiamano ecostalla, probabilmente sì, è la prima stalla in Italia, che ha un layout a me molto gradito, perché di fatto questo è il compost barn come tipo di ambientazione d'allevamento. Qui loro producono dei prodotti interessanti che finiscono, sono del fresco, quindi maggiormente fanno degli yogurt, che finiscono nei circuiti di Natura Sì, di Italy, eccetera. E quando arriveranno ci daranno sostanzialmente la loro testimonianza, per cui semplicemente andiamo avanti per poi sentire da loro le scelte che stanno facendo e dove vorrebbero poi arrivare. Ecco. Volevo farvi vedere, questi sono i loghi, probabilmente conoscete questi brand sul mercato, ma sono dei mercati abbastanza di nicchia. Questi sono, diciamo, i loro brand. Ok. Sono molto prolifici anche come slide, ma insomma non le avremmo comunque proiettate tutte, ma le avremmo, diciamo, proiettate quelle che ci interessano. Ok. Più prolifici di quanto pensassi, comunque va bene. Adesso arriviamo in fondo. Ok. La nostra rivista, cioè Ruminanzia, che ovviamente è solo ed esclusivamente una rivista, cioè è un luogo attraverso il quale vengono aggregate informazioni scientifiche, di mercato, tecniche, interviste, che hanno l'unico obiettivo, quello di tenere viva una consapevolezza di quello che avviene in un mondo che cambia con una rapidità piuttosto impressionante. La mission di Ruminanzia qual è? Quella di ovviamente non fare alcun tipo di lotte ideologiche, non abbiamo diciamo delle appartenenze specifiche riconducibili a partiti o sigle sindacali, ma cerchiamo di fare un'informazione pluralistica in modo che il lettore che ci segue si possa fare delle opinioni. A noi mi piace molto un'espressione che mi insegnò un allevatore di Arborea, purtroppo non è più con noi, che io gli chiesi informazione su l'allevatore vicino, mi dice no, è un bravo allevatore, solo che non ragiona con la propria testa ma usa la testa altrui, e questo non è una bella espressione, lui non era offensivo, la dava come definizione, è ottimo, però non ha idee proprie. E questo, diciamo, in qualche modo un po' ispirò la nascita di Ruminanzia, forse, dove noi cerchiamo. Quindi che cosa facciamo noi di Ruminanzia? Seguiamo sostanzialmente quello, cerchiamo di seguire quello di cui si discute nel nostro paese, ma anche nei paesi limitrofi a noi, e cerchiamo anche di in qualche modo capire quelle che sono le evoluzioni dei desiderata del mercato e della gente. Lo seguiamo con fatica perché voi sapete, insomma, internet ci ha cambiato la vita in positivo, però internet genera quello che si chiama il sentire collettivo, si chiama immersione. A un certo punto internet si fa delle idee, internet intendo socialmente i social network, queste si chiamano queste immersioni su cui convergono gli interessi e ci condizionano. Guardate l'olio di palma, io non ho competenze per dare un giudizio tecnico se l'olio di palma fa male o fa bene, o se è giusto o meno diminuirlo in consumo, però ad un certo punto la rete ha deciso che l'olio di palma non va più bene, a prescindere dal parere degli esperti, a prescindere, è crollato il mercato dell'olio di palma del mondo, si dice mors tua vita mea, probabilmente questo ha agevolato il mercato del burro, però avete visto un effetto pesante del sentire collettivo. Noi di Ruminanzia che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto ad un certo punto una proposta che abbiamo definito stalla etica, abbiamo scritto un manifesto della stalla etica, abbiamo immaginato quella che potrebbe essere un percorso di riconversione del latte bovino in Italia che soddisfi in qualche modo e trovi un equilibrio tra i desiderata del consumatore, la necessità di reddito degli allevatori, perché non dobbiamo mai dimenticarci, è superfluo quello che sto dicendo in questo luogo, che si allevano le vacche da latte
per lo stesso motivo per cui si costruisce un televisore Samsung o si fa la Ferrari, con grande passione, ma per generare un reddito. Per cui noi dobbiamo trovare un equilibrio fra questo e il reddito. E abbiamo, adesso non ve lo spiegherò ovviamente la stalla etica perché non c'è il tempo, e su questo abbiamo costruito una proposta concreta di riconversione. Però prima di entrare in questo dettaglio e nel proseguimento, volevo appunto chiedere al dottor Santori, che chiamerò Pasqualino perché noi siamo compagni di università, visto che sei, Pasqualino, il presidente del comitato dell'Istituto di Bioetica per la veterinaria e l'agroalimentare, una domanda molto banale: ma che cos'è l'etica? Cioè, di questa parola che la usiamo forse correttamente o ne abusiamo? Perché noi vogliamo arrivare a produrre un latte etico, inteso come rispetto un po' di tutte quelle che possono essere le cose vulnerabili. È giusta o è sbagliata? Sarà giusta, ma io è un termine che non uso, etica, mi spaventa, è qualcosa che sembrerebbe essere superiore ai destini delle persone. Infatti mi sforzo a usare sempre il termine bioetica o etica applicata, un'etica applicata al biologico. Perché fare delle cose perfette, come penserebbe magari qualche filosofo che si è occupato di etica, specie nel Novecento, e da cui sono derivati sistemi politici che volevano irregimentare tutto perché quello era giusto, questo ci ha anche dimostrato quanto sia pericoloso. Invece, proprio magari dal processo di Norimberga, di Norimberga e dalla conferenza che fu tenuta proprio per analizzare certi problemi che si erano creati con delle scelte forti dall'alto, si è cominciato a pensare invece in un modo diverso, come si può fare meno male. E quindi a me interessa occuparmi di bioetica, cioè le innovazioni nell'ambito della biologia, che ci hanno portato a un potere umano molto più forte, per esempio, non so, pensiamo agli OGM. Come possiamo sfruttarli in un modo che sia condiviso, che sia il più possibile corretto, ma che non sia probabilmente perfetto e che richiede a questo punto la collaborazione delle parti, richiede la conoscenza scientifica migliore, ma noi sappiamo già che la scienza non ci fornisce certezze, ma ci fornisce qualcosa che evolve nel tempo con nuove ricerche che via via arricchiscono e permettono di avere una condivisione su certe visioni, ma una condivisione che non è mai la certezza assoluta. D'altra parte, le visioni etiche sono estremamente diverse. Quindi, se forse c'è un valore, è il rispetto delle persone. Perché altri, per esempio, non vorranno mai sentir parlare di stalla etica se pensano che la stessa esistenza di animali domestici utilizzati per produrre cibo per l'uomo non possa essere etica. Allora, come facciamo a usare in termini definitivi il termine etica? Non possiamo semplicemente farlo. Quello che possiamo fare è parlare di etica applicata, cioè come si può fare al meglio qualcosa. E il lavoro del comitato bioetico, che inizialmente era per la sola veterinaria, che poi è diventata per la veterinaria e l'agroalimentare, quando ci si è resi conto che non si potesse parlare solamente della gestione degli animali nella nostra società, che siano animali da compagnia che a loro volta subiscono una forma di sfruttamento, certe volte addirittura peggiore di quelli degli allevamenti. Voi pensate solamente che animali da compagnia sono considerati animali selvatici tenuti in cattività in casa, come sono per esempio, che ne so, le iguane o i serpenti, che è proprio il massimo dello sfruttamento, oppure sono tanto amati in questo momento razze di cani molossoidi col naso rincagnato che non riescono a respirare, o femmine che non riescono a partorire. Quindi, se andassimo a vedere, probabilmente il trattamento degli animali a compagnia certe volte è ben peggiore di quello degli animali delle produzioni. Bene, però ci siamo resi conto, rimanendo alle produzioni, perché qui stiamo parlando di questo, che non si può parlare solo sfruttamento degli animali, perché probabilmente gli sfruttati, quando si parla di cibo in generale, sono anche i produttori di cibo in generale, cioè anche il mondo rurale e l'ambiente.
perché probabilmente noi nelle filiere dobbiamo cominciare a considerare proprio come elemento più importante di tutti il consumatore. E il consumatore fa le sue scelte, prende le sue decisioni sulla base della convenienza economica, ma molto spesso delle sue decisioni morali, cioè di ciò che ritiene giusto. Allora possiamo lasciare che lo sviluppo del il futuro del mondo, che in buona parte passa attraverso il cibo, perché la superficie terrestre finisce per produrre cibo, quasi tutta, quella terrestre e pure quella acquatica. Allora, noi potremmo, e forse in questo verremmo incontro alla domanda di Greta, rispondendole veramente invece che fare marketing di nuovi sviluppi industriali. Se veramente gli esseri umani si rendessero conto che c'è una relazione tra ciò che mangiano e ciò che viene prodotto dalla superficie terrestre e dalla superficie marina, e che si potrebbe in qualche modo gestire tutto ciò se fossimo partecipi tutti di che cosa sono le produzioni alimentari. Infatti noi stiamo cominciando a usare meno il termine cibo e vogliamo usare di più il termine il mangiare, perché il mangiare è un'attività più complessa che non la sola produzione di cibo, che sembra far pensare solo alla gastronomia in qualche modo. E l'altro elemento fondamentale in questa condizione è il suolo, di cui si è parlato poco prima e che sembrerebbe certe volte che vogliamo abbandonare, perché quando si parla di produzioni di proteine animali in grandi hangar di insetti o quando si parla di produzioni vegetali in colture idroponica, in fondo si sta abbandonando l'idea di suolo. E quindi tutto ciò poi lo si potrà fare anche sulla Luna, dove magari il suolo non c'è. E quindi questi sono i grandi sviluppi dell'umanità, che però non passano attraverso le attività degli agricoltori, perché gli agricoltori fanno delle attività che sono in relazione al consumo di cibo da parte della parte molto più grande dell'umanità, che sono gli abitanti della città. Fino a una ventina d'anni fa il numero di abitanti del mondo rurale era maggiore del numero degli abitanti delle città. Ormai non è più così e si ritiene che tra pochissimo, tant'è vero che noi consideriamo che una società è sviluppata quando ha poche persone che lavorano in campagna. E quindi qual è la vera relazione con la superficie terrestre se c'è quest'idea di sviluppo? Tutto ciò nasce dal fondo il più grande fenomeno della storia umana, che è stato il passaggio dal paleolitico al neolitico, il vero grande evento politico della storia, quello su cui dovremmo ragionare per bene per rispondere a Greta. E tutto ciò, credo, non possa essere, l'attività di chi si occupa di bioetica nel nostro modo, ma credo che non possa non essere presente a chi si occupa di produzioni. Se una ha un'azienda agricola e pensa al suo futuro, credo che non possa dimenticare questi fenomeni culturali che sono così importanti e che non solo fanno sì che la sua azienda abbia una redditività, cosa importante, perché uno non lavora per niente, anche se gli agricoltori spesso lo fanno, ma anche proprio la propria collocazione sociale. La collocazione sociale degli agricoltori non è ai più alti livelli, non tanto perché le persone non amino gli agricoltori, le persone amino gli agricoltori ma in senso paternalistico, non li conoscono, in genere danno giudizi sul modo in cui vengono fatte le produzioni, giudizi etici, per cui di nuovo stiamo attenti al termine, ma in fondo non li conoscono, ritengono che fare l'agricoltore sia una delle cose più facili al mondo. Questo è veramente sbagliato, tant'è vero che quando poi si comprano un pezzo di terra e ti vanno ad abitare, come prima cosa che fanno, impermeabilizzano il suolo, perché non si possono sporcare le scarpe quando scendono dalla macchina. Allora, questo genere di cose fanno parte del dibattito più importante che c'è in questo momento, quello di che cosa, di che fine farà l'umanità e di che cosa si deve fare della superficie terrestre. Non so se ti ho risposto. Mi hai risposto come mi avrebbe potuto rispondere il presidente del Comitato di Bioetica, dell'Istituto di Bioetica, ma anche del Comitato di Bioetica. Però diciamo che è una risposta abbastanza rassicurante, perché confrontandomi telefonicamente con Giovanni Corsi, anche lui ha duplice attitudine, perché è vero che è un allevatore del parmigiano, ma è laureato in filosofia, era molto preoccupato di incontrarti.
perché mi ha detto, no Giovanni, guarda che io lo sai bene che non è difficile che io invito in un qualcosa che organizzo quando ci sono delle posizioni ideologiche, perché è una cultura che non mi appartiene, quella delle contrapposizioni ideologiche. Mi permetto di invitare Santori, nonostante sia temibile la sua appartenenza, perché comunque so che è un ragionamento corretto. Cioè, se lui avesse detto edico e tutto ciò che non è allevamento intensivo, non l'avrei invitato alla Fiera Internazionale del Bovino da Latte di Cremona, ma non per non dargli la parola, ma perché non è l'argomento ideologico che ci appartiene, per cui ci ha in qualche modo rassicurato. Però poi non è che finisce qua, è ovviamente la discussione. Nel momento in cui noi abbiamo immaginato questo modello, perché siamo arrivati qui? Un po' come, adesso non voglio essere blasfemo, perdonatemi, è un po' come la teologia della negazione, no? Cioè uno può definire Dio dicendo Dio è, ma può anche partire al contrario, no? Fai Dio non è, che so, un capannone, non è una scarpa, cioè arrivi alla negazione e arrivi comunque allo stesso percorso. Lo stesso abbiamo fatto, sempre non essendo blasfemi chiaramente, della stalla etica, cioè a fronte poi di tanti anni di attività zootecnica, uno dice sì, abbiamo acquisito una serie di paradigmi, li abbiamo sommati, molti li abbiamo acquisiti per nozionismo a memoria, questo ci ha portato alle stalle come oggi le abbiamo costruite, alla genetica che è nel capannone accanto al nostro, però poi ci siamo trovati che su alcuni problemi tecnici ci siamo incagliati, la fertilità, la longevità, eccetera, ce li sappiamo, insomma, inutile che ve li ho sta a dire. Quindi quel presupposto probabilmente era sbagliato. In più abbiamo costruito un modello di allevamento che per gli allevatori è come il demonio, perché un modello morfologico degli animali nel capannone di là e un modello di allevamento dei capannoni di qua, che il consumatore, soprattutto quello urbanizzato di cui diceva Santori, si fa una gran fatica a descriverlo. Quindi a un certo punto ci siamo detti, ormai questi allevamenti non funzionano più e in più spaventano la gente e in più cronicizzano delle patologie, perché, e dall'altra parte ci abbiamo l'input che non è né naif e né etico, ma è di natura della salute umana, di ridurre assolutamente e rapidamente non solo il consumo degli antibiotici, ma il consumo dei farmaci in senso generale. Abbiamo fatto qui un workshop sull'antibiotico resistenza, siamo arrivati alla conclusione ovviamente che va bene, le ridurremo sicuramente, ma ridurre l'uso degli antibiotici non è non curare più gli animali, e questo non è benessere, è creare quelle condizioni affinché i farmaci non si debbano utilizzare. Io personalmente ho avuto modo di seguire l'evoluzione di Israele. L'evoluzione degli allevamenti di Israele non è stata stimolata da aspetti etici o aspetti, diciamo, di... non era quello. È stato il ragionamento, diciamo, estremamente deterministico della cultura, diciamo, ebraica, di dire l'allevamento come oggi, che noi riteniamo essere il gold standard, ha cronicizzato una serie di problemi e sta creando delle enormi difficoltà nella gestione degli animali. Alla maniera israeliana cosa hanno fatto? Hanno fatto un'analisi ovviamente scientifica e hanno detto che quel modello di allevamento è da superare, e qui hanno letteralmente raso al suolo le stalle che ospitavano le 100.000 vacche israeliane e hanno dimostrato che cambiando sistema di stabulazione degli animali e sistema di gestione degli animali si poteva migliorare la salute degli animali, la longevità, la produzione, l'impatto ambientale e quindi con la stessa fava prendere non due, ma forse anche 10 piccioni. A me questa cosa è piaciuta molto e quindi mi sono sentito di fare il copia e incolla nella stalla etica. Per cui nel ragionamento, io parlo al plurale non perché il Santo Padre parla al plurale, ma perché è un dibattito che abbiamo fatto con tanti professionisti e colleghi, e abbiamo detto, beh, a un certo punto quindi forse un modello da proporre, se uno almeno deve costruire o ristrutturare un allevamento, è il compost barn israeliano. Per tutta una serie di motivi, anche di impatto, di produzione, diciamo, di sostanze inquinanti
diverse dall'anidride carbonica, per esempio del metano. E questa cosa, diciamo, ci è piaciuta. Nel piacere, sai, poi uno si entusiasma, io ho coinvolto un po' di martiri allevatori che hanno avuto la pazienza di sopportare queste mie stimolazioni. Qualcuno ci si sta avventurando, per cui chiederei, non in ordine, diciamo, di, ma semplicemente in ordine di posti e di possesso del microfono, pregando Francesco di tenerlo molto vicino, perché questa fiera c'è una tempesta elettromagnetica con questi telefoni, questi qui è molto difficile. Allora, Francesco Giani. Francesco Giani è, anche lui ha molte attitudini, perché oltre ad essere allevatore e trasformatore del latte, ne commercializza una buona parte, ha già un allevamento di circa, per fare i numeri pari, che sfiora le 400 vacche in mungitura, in regime biologico, è una stalla certificata NOP e che ha una dimensione, diciamo, anche di esportazione internazionale, per cui comunque ha un livello di ascolto dei rumor della GDO, dei rumor soprattutto della GDO straniera e anche i rumori italiani, per cui un po' io l'ho forse stressato a sufficienza, Francesco, un po' hai cercato le conferme e hai deciso di costruire una nuova stalla accanto alle esistenti, ovviamente, a compost barn estrema. Io volevo chiederti, Francesco, perché sei arrivato a questa fine conclusione? Io l'ho detta, ma preferisco che la dici tu. Allora, intanto grazie Alessandro dell'invito. Per risponderti subito a questo progetto Stalla Etica, diciamo che da subito, dalle prime sere in cui ci siamo dilungati a parlare di Stalla Etica, mi è piaciuta. Io sono allevatore da pochi anni, tra virgolette. Diciamo che la mia esperienza arriva più dalla trasformazione e dalla commercializzazione ed è arrivata in stalla 7-8 anni fa. Parlando di stalla e stalla etica, io ho visto negli ultimi anni una trasformazione nel modo di gestire le stalle e soprattutto la mandria. Quindi abbiamo avuto questi anni in cui la genetica soprattutto ha migliorato velocemente la mandria, portando a dei caratteri degli animali da latte estremi, ma senza la possibilità di poterli esprimere. Quindi avere una struttura, io dico sempre quando la descrivo, avere delle Ferrari chiuse in un garage vuol dire avere delle strutture che non danno la possibilità agli animali di esprimersi. Ma esprimersi senza andare a parlare di etica subito, ma parliamo di reddito, che è quello che a noi allevatori, diciamo, interessa in prima battuta. Una stalla che può esprimere le proprie, una vacca, un animale che può esprimere la propria potenzialità, è un animale che dà reddito. È un animale che di conseguenza sta bene, vive bene, sta in un ambiente dove la longevità è sicuramente il primo traguardo da raggiungere. E quindi io l'ho sposato un po' di getto, così come sono abituato un po' a fare se un progetto piace, ma soprattutto dagli humor e da quello che sono le richieste del mercato. Io commercializzo anche latte, quindi queste richieste vengono dai clienti che chiedono non solo la certificazione del benessere animale, che oggi tutti bene o male stiamo cercando di fare con diversi punteggi, dobbiamo metterla in pratica con delle strutture che diano davvero agli animali le loro, diciamo, il loro ambiente. Il mio farla estrema è ovvio, penso che essendo tra i primi che l'hanno sposata vuole stare in regola, quindi 25 metri per capo, i pascoli esterni, il compost barn, tutto quello che è Israele, diciamo, come idea che io ho guardato, visto e analizzato. Se in pianura padana avrà lo stesso risultato, non lo so, visto le alluvioni, le nebbie e quello che abbiamo avuto in questi ultimi giorni, però lo affronteremo. Non mi spaventa l'innovazione, non mi spaventa nessun tipo di novità. Io credo che sia oggi il momento di farlo, perché come
diceva il dottore prima, per rispondere sempre a Greta, ci sono dei messaggi che non possiamo far finta di non vedere. Il mondo va veloce, il consumatore chiede e noi dobbiamo rispondere. Dobbiamo rispondere nel modo di parlare, nel modo, nella terminologia di come trattiamo gli animali e anche con le strutture. Grazie Francesco, ti strappo un invito. Siccome siamo in diretta Facebook, io ti ho chiesto la cortesia di fare un ampio parcheggio, perché nel momento in cui farai l'inaugurazione della stalla, penso che verremo in parecchi a vedere che cosa, qual è la tua proposta. Ieri. Bene, adesso volevo sentire i cugini Corsi, che sono non fratelli ma cugini, perché sono figli di fratelli ma sono come fratelli. Mi permetto la confidenza perché ci conosciamo da molti anni. Loro non hanno iniziato a costruire, però hanno fatto un... dietro sempre ovviamente lo stalkeraggio... Non sono riusciti a iniziare a costruire. Vabbè, diciamo che la burocrazia non vi sta molto aiutando, però diciamo che dopo un percorso conoscitivo che avete fatto insieme di confronto per non fare un salto nel buio, perché giustamente l'agricoltura è lenta, perché è lenta... non perché è lenta, che è lenta perché non comprende, perché è giusto, come le vacche da latte sono lente, le cose vanno un po' anche ruminate, questi aspetti qua, perché chiaramente la stalla a compost barn diciamo che non piace molto, perché costa un po' meno o tanto meno delle altre, è un po' una cosa strana, poi Israele è un clima arido, la padana è umida, per cui alla fine non ha molti sponsor questa situazione, ma non fa nulla, perché finché non si costruisce non si vedrà, però verrà costruita. E i cugini Corsi, dell'omonima azienda Corsi, che è un'azienda di circa 400 vacche da latte, faccio un arrotondamento per eccezione, ma è molto simile come dimensioni, che fa il parmigiano reggiano. Loro hanno un caseificio cooperativo di cui... che gestiscono poi di fatto, e un prodotto di fascia alta, eccetera. Ma chiederò a Matteo e a Giovanni, che hanno due radici culturali identiche, ma due, diciamo, percorsi formativi differenti, che cosa vi ha portato a dire, quando la burocrazia, adesso non voglio dire una cosa in diretta, diciamo, quando la burocrazia renderà tutto possibile, arriveranno le ruspe per cominciare a fare a costruire il capannone? Beh, innanzitutto buongiorno. Noi ci troviamo in una situazione particolare, nel senso che noi abbiamo una stalla come quelle che costruiscono oggi, è stata costruita nel 1980 e quindi ormai ha 40 anni e manifesta tutta la sua età nelle varie strutture, le cuccette, soprattutto i pavimenti. E allora ha bisogno di un rinnovamento. Noi tra l'altro ci troviamo in una posizione geografica molto vicina alla città, quindi la necessità di fare un riammodernamento e molto probabilmente anche uno spostamento ci ha portato a pensare cosa possiamo fare per migliorare quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Noi la stalla cuccette ce l'abbiamo dal 1980, la conosciamo benissimo, sappiamo i pregi, i difetti. Ci sono tanti pregi, ma ci sono anche dei difetti. Allora, da un punto di vista tecnico, ci siamo informati per cercare di superare quelli che erano gli aspetti negativi. Poi, come diceva il mio collega, lui ha delle Ferrari e gli dà da mangiare per delle Ferrari. Noi abbiamo delle Ferrari e diamo da mangiare come il parmigiano reggiano, cioè secondo il regolamento. Per cui ci troviamo ancora più in difficoltà. I nostri animali... Il dottore ci racconta sempre, se viene uno a vedere la vostra stalla, dice, ma come sono magri questi animali? Perché abituato a vedere le vacche alimentate con gli insilati, come le nostre, risultano sempre in difficoltà. E lo sono in effetti in difficoltà. Quindi abbiamo cercato quella che secondo noi è una strada tecnica, prima ancora che etica, che ci permetta di mantenere la produzione, perché geneticamente facciamo dei passi avanti enormi. Il regolamento del parmigiano ci dà dei limiti alimentari molto stringenti. Se non lavoriamo su quello che è il benessere dell'animale, non possiamo progredire, e noi vogliamo progredire. In più c'è l'aspetto etico,
anche noi da allevatori ci rendiamo conto che la percezione che ha la gente del nostro mestiere non è più quella di una volta. Ti guardano quasi male, ti guardano come se fossi uno che fa del male agli animali, ma non è così. Nessun allevatore fa l'allevatore per fare del male agli animali. Quando vengono a vedere la nostra stalla, non apprezzano gli elementi tecnici, ma hanno un'idea stereotipata della vacca modello Heidi nel prato, e quando la vedono in una cuccetta dentro un autocatturante ti guardano come se fossi una persona cattiva, cosa che noi non siamo. Tutto questo ci ha portato a cercare dei sistemi diversi, ci siamo informati, siamo andati a vederle, le stalle a compost bar le fanno anche in Olanda, che non è proprio molto diverso dalla Pianura Padana, ma questo con il duplice aspetto: un aspetto etico, cercare di far star meglio gli animali, e anche un aspetto tecnico. Ci troviamo degli animali sempre più produttivi, sempre più capaci, dobbiamo cercare di assecondarli per farli stare sempre meglio, se no si autodistruggono, cosa che vediamo poi nelle nostre stalle. Giovanni, la tua duplice attitudine di allevatore filosofo. Buongiorno a tutti. Non voglio portare il discorso sulla filosofia, perché sennò non ne usciamo più. Mi ricordo sempre un incontro che abbiamo fatto col dottor Fantini. Una volta mi disse, parlando di una stalla che lui seguiva, c'era un'allevatrice che diceva: no, dottore, non posso fare quello che lei mi chiede, perché quelle due vacche sono amiche. E ce lo portava come esempio a noi, stavamo facendo la razione, quindi non era un discorso particolarmente filosofico, però per chi siamo tutti allevatori lo sanno, gli spostamenti all'interno della mandria sono la quotidianità, e questa persona non voleva spostare le due amiche, e questa cosa dentro di me ha lavorato, cioè mi ha fatto pensare. Con Matteo, come vi ha raccontato prima, abbiamo dovuto fare di necessità virtù, nel senso che la dimensione è cambiata, e che strada prendere. Ecco, la mia esperienza dice di pensare sempre con la propria testa. Bisogna sempre cercare di porsi delle domande nei confronti delle soluzioni, e poi valutarle. Questo metodo è un metodo che magari può essere un po' difficile all'inizio, ma è un metodo che aiuta a fare scelte consapevoli. È vero, noi non abbiamo ancora posato nessun pilastro, però Matteo lo sa perfettamente, il mio motto è: la stalla nuova comincia qui. La stalla etica comincia anche nelle strutture che abbiamo già oggi. Ci sono tante cose che si possono fare. Magari noi allevatori in questo non siamo proprio bravissimi. Siccome una cosa si è sempre fatta, si continua a fare sempre così. No, bisogna avere il coraggio anche di cambiare le nostre routine. Perché non dobbiamo dimenticare che, oltre ad essere allevatori, siamo anche consumatori. Un modo che butto là a voi che siete bioetici è una sottolineatura, cioè gli allevatori sono consumatori a loro volta, fanno parte di questo mondo, non vengono dalla luna, sono qua, vanno al supermercato a fare la spesa, e scelgono in che banca tenere il loro denaro, e scelgono che tipo di assicurazione avere sulla propria famiglia. Quindi siamo inevitabilmente legati anche noi socialmente, come diceva il dottore prima. Non possiamo dimenticare che il settore agricolo sta da una parte, ma le persone che sono all'interno del settore agricolo fanno parte integrante loro stesse del mondo dei consumatori. Questa consapevolezza anche nostra, secondo me, sarà uno dei punti che ci dovrà distinguere nell'affrontare il futuro. Ringrazio Giovanni e chiedo anche ai fratelli Corsi di fare un ampio parcheggio, perché a questo punto faremo un tour.
magari che so, faremo Alta Moda e Parma, poi andiamo a Pavia e speriamo poi di proseguire questo viaggio. Però un aspetto delicato di tutto questo qual è? Va bene, tutto è tutto desiderabile, siamo tutti d'accordo, però poi la lingua latina ci aiuta, no? C'è questa famosa parola, va bene. Quindi, in pratica, domani mattina, qui siamo alla Fiera Internazionale del Bovino da Latte di Cremona, non siamo dentro, che cosa bisogna fare in pratica? Ok, perché va bene, la stalla la costruiamo, ci sta bene perché alla fine quello che vuole il consumatore è quello che vuole la vacca, per cui abbiamo trovato l'uovo di Colombo, perché poi è questa la verità delle cose. Però poi dobbiamo dire al consumatore, visto che tu hai a cuore le sorti di questo pianeta, o meglio, quando sei gente dici di averle, quando sei consumatore non lo so, perché quando sei gente siamo tutti d'accordo, poi quando sei consumatore che già da spendere di più per fare la tua parte, ho apprezzato il mio collega Pasqualino Santori quando mi disse qualche anno fa, com'era la frase esatta? La colpevole innocenza dei consumatori. Quando Santori mi disse questa cosa della colpevole innocenza dei consumatori, perché poi i consumatori li dobbiamo mettere di fronte al fatto concreto, nel senso, tu vai bene all'ambiente, tu vai bene alle cose, ti indigni spesso, quindi devi modificare alcuni tuoi comportamenti, ma se vuoi che le vacche stiano bene, devi economicamente premiare chi fa il latte di vacche che stanno bene e soprattutto anche chi produce il latte ha impatti ambientali bassi, addirittura neutri o addirittura negativi. Mi ha colpito molto ad un certo punto in redazione, e Sara ci è arrivato, no stai pure, il comunicato stampa di una famosa latteria italiana o industria lattiero-casearia, in gergo le chiamiamo latterie, dei fratelli Brazzale. È arrivato questo comunicato stampa, come ne arrivano a noi tanti, e abbiamo visto una cosa che ci ha molto colpito, e questa la vediamo poi dopo, che è questa. Perché sapete, si dice che dal dire al fare c'è di mezzo il mare. Perché poi alla fine io credo che di convegni in cui si parla che dovremmo essere tutti molto più buoni, molto più sostenibili, molto più amichevoli degli animali, credo che nel mondo, non so, saremo a 20-30 al minuto, al giorno, no? Però poi bisogna essere molto pratici. E in tutti gli 11 workshop che Ruminanzi ha fatto, abbiamo cercato di trovare un filo conduttore. Ma si può trovare un equilibrio fra sostenibilità e performance non tecniche, economiche, che non è la stessa cosa? Perché abbiamo imparato che 40 litri di media non vuol dire guadagnare, non c'è sinonimo fra profitto e fatturato. E quindi questa realtà del gruppo Brazzale, che dalla data mi sembra un po' antico, no? 1784, quindi il tempo sostanzialmente fa curriculum, è vero? E quindi abbiamo, diciamo, l'onore e il piacere di avere un membro della famiglia Brazzale, Pier Cristiano Brazzale, che oltre ad essere, diciamo, parte di questa famiglia, di questo gruppo piuttosto importante, è anche un membro, esattamente credo il ruolo poi ce lo dirà lei, dell'IDF, che è un'organizzazione internazionale molto importante che anche noi come Ruminanzi seguiamo, perché scusate, dei documenti importanti su aspetti tecnici. Quindi io volevo chiedere al dottor Brazzale, ma CO2 zero, carbon neutral, non è un programma, questo è una cosa che voi avete realizzato, ce la fa capire bene? Si può mettere per cortesia qua? Sì. Prima dico il mio ruolo istituzionale, che io sono vicepresidente della Federazione Mondiale del Latte, International Dairy Federation, sono il coordinatore tecnico scientifico. E cos'è? Facciamo tutti gli standard, esatto, dalla produzione del latte fino alla etichettatura del prodotto finito. Quindi tutte le vostre attività quotidiane sono influenzate da quello che viene fatto nella nostra federazione. Federazione che comprende
allevatori, tutte le associazioni allevatori, industriali, cooperative, università, centri di ricerca, tutti i cosiddetti stakeholders nella filiera. Ci mettiamo tutti al tavolo e facciamo gli standard, valgono per tutto il mondo. Ecco, quindi per dare un po' di valore anche a questo. Cos'è? In base a tutto quello, alle discussioni che vengono fatte anche a livello internazionale, ormai gli obiettivi, o meglio le tematiche più importanti, sono quelle legate al benessere animale, ai trattamenti antibiotici, ai residui di trattamenti e l'aspetto di sostenibilità, che per i paesi sviluppati si tratta soprattutto di sostenibilità ambientale ed economica, cioè continuità delle stalle, continuità delle attività. Per altri paesi in via di sviluppo c'è anche la sostenibilità sociale, che è molto importante. Nel nostro caso, cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, abbiamo messo tutto assieme le nostre attività sotto il nostro controllo. Noi siamo sia allevatori, sia trasformatori e sia commercianti, quindi abbiamo tutta la filiera. Abbiamo preso tutte le attività sotto controllo e abbiamo fatto un inventario dei cosiddetti gas a effetto serra. Quindi abbiamo fatto il bilancio dei gas a effetto serra seguendo delle metodologie ISO e IPCC, cioè abbiamo applicato le metodologie standardizzate internazionali per calcolare, per fare il nostro bilancio per l'anno 2018. Adesso vi descrivo, è una descrizione molto tecnica, però voglio farvi capire perché noi siamo stati i primi di un certo livello, perché ci sono due o tre esempi, ma di piccole aziende, aziende agricole col caseificio aziendale, però siamo i primi di un gruppo di media grande dimensione avere fatto una cosa del genere. Allora, ci siamo basati sulla ISO 14064/3, che prevede la costituzione di un protocollo sulla base del quale si fa l'elaborazione di un inventario di gas a effetto serra, elaborando una specifica di quantificazione e rendicontazione dove si spiegano tutte le metodologie e i calcoli effettuati. Sono 40 passapagine che sono a disposizione per chi vuole vederle. I calcoli, appunto, come vi ho detto, li abbiamo fatti sulla base della ISO 14064/1 e /3. /3 è la ISO corporate, quindi è una quantificazione di gruppo. E poi, soprattutto, cosa fondamentale, non è un'autodichiarazione, ma è stata verificata la congruità dei calcoli da parte di DNV Certificazioni, DNV International GL, che è la seconda / terza più importante società di certificazione a livello mondiale. Per esempio, certificano gruppi come McDonald's, Starbucks o addirittura la Fiat. Logicamente certificano un po' tutti. Queste sono le nostre attività, quindi gli stabilimenti caseari di Zanè, Monte di Malo, provincia di Vicenza, Campodoro, provincia di Padova, Cogolo del Cencio, provincia di Vicenza, gli spazi aziendali, abbiamo dei negozi, ne abbiamo 3 in Italia e 21 in Repubblica Ceca, lo stabilimento che abbiamo in Repubblica Ceca, gli spazi aziendali appunto in Repubblica Ceca, lo stabilimento in Cina, perché abbiamo uno stabilimento caseario in Cina, e l'allevamento e fazenda in Brasile, dove abbiamo allevamento di bovini da carne. Dentro, nello stabilimento di Campodoro, abbiamo anche allevamento di suini e biogas. Questa è la dislocazione geografica, quindi 6 stabilimenti di produzione, 20-21 negozi in Repubblica Ceca, o meglio 21 più 3, quel dato è sbagliato, quindi sono 24 negozi e 3 uffici commerciali in Europa e in Germania, negli Stati Uniti e in Cina. Questi sono gli stabilimenti, vado un po' veloce perché è meglio concentrarsi sui dati, dove produciamo formaggi DOP, quindi provolone, mozzarella, asiago, formaggi vari, scamorze, eccetera, burro, allevamento di maiali, grana padano, eccetera, eccetera. In Repubblica Ceca produciamo il Gran Moravia e altri vari formaggi. Abbiamo fatto, tra l'altro, siamo già conosciuti nel settore per il nostro lavoro sulla sostenibilità, siamo stati i primi a fare il water footprint di un formaggio e abbiamo la filiera ecosostenibile del Gran Moravia. Questo è lo stabilimento in Cina, questa è la fazenda in Brasile. La fazenda in Brasile
Perché? Perché la fazenda in Brasile è la parte compensatoria delle emissioni. Sono 916 ettari di silo pastoreggio e di un allevamento consociato, pascolo, file di alberi. Quindi produciamo legno sostenibile e produciamo carne. E abbiamo 450 ettari di foresta piantata, che è quella che vedete lì in cima, più abbiamo i 1000 ettari di riserva, perché in Brasile, dovete immaginare, è obbligatorio nella nostra zona avere almeno il 20% di superficie con riserva legale, cioè la riserva permanente con specie originarie. Quindi la foresta deve essere lasciata vergine. In Amazzonia è l'80%, che se ne dica con tutte le campagne di stampa che sono state fatte ultimamente. Questa è la specifica, non sto qua a elencarvi, ma capite, è un dettaglio dei calcoli e delle metodologie utilizzate. Ecco, lo studio comprende emissioni dirette, indirette e assorbimenti boschivi di tutte le nostre attività, quindi dalla raccolta del latte o anche dell'allevamento per la quota parte di nostra competenza, fino alla consegna del prodotto finale al consumatore o al cliente finale, che può essere il distributore. Emissioni dirette, combustione, combustibili fossili, energia elettrica, emissioni diffuse, gas e refrigeranti, confezionamento ATP, produzione biogas, depurazione acque, utilizzo agronomico. E poi queste sono le non biogeniche, poi le parte biogenica è utilizzo agronomico dei fanghi, coltivazioni, allevamenti, combustibili, fonti mobili. Indirette sono praticamente tutte le stesse emissioni dei fornitori di servizi, più le perdite dirette dell'energia elettrica che noi utilizziamo. Queste sono tutte metodologie IPCC. Sapete cos'è l'IPCC, no? È un'agenzia delle Nazioni Unite per il calcolo e per la protezione dell'ambiente, per il calcolo dell'impatto ambientale. L'effetto compensatorio è dato appunto dalla foresta, questa è la foto di una parte della nostra silvopastoril. Risultato, emissioni totali sono pari a 45.431 tonnellate di CO2 equivalente anno, 14.139 di tipo biogenico, abbiamo visto, coltivazione, allevamento e depurazione biologica, 31.292 di tipo fossile, assorbimenti totali pari a 54.110 tonnellate di CO2 anno. Questo è il certificato che ci è stato rilasciato da DNV Certificazioni, dove attesta che quei dati sono reali e sono state usate metodologie di calcolo corrette e hanno verificato logicamente anche le fonti, perché la gran parte delle fonti sono da dati diretti. Ad esempio sul Silvo Pastoril noi è da 7 anni che lavoriamo con 3 università e abbiamo fatto la raccolta dei dati della fissazione del carbonio, della quantità di carbonio fissato. E tengo a precisare che per adesso abbiamo tenuto conto solo dell'assorbimento degli alberi, perché per i pascoli, in quel silvo pastoreggio ci sono 900 ettari di pascolo, con una specie ad alta efficienza fotosintetica, ma non essendoci metodologie standardizzate affidabili, non abbiamo voluto applicare metodologie che non fossero riconosciute. Ma in realtà la compensazione dei pascoli sarebbe ancora maggiore. Quindi il numero finale, come vedete, è meno 8.678 tonnellate di CO2 all'ettaro all'anno per il 2018. Anzi, totali, scusate. 8.678 tonnellate di CO2 totali è il bilancio per il 2018. Quindi noi siamo carbon negative, o per renderlo comprensibile, siamo carbon positive, cioè noi assorbiamo anche la CO2 di altre attività. E questi sono degli schemi. Ecco, qua abbiamo voluto ipotizzare una cosa che riguarda il nostro gruppo. In realtà noi eravamo positivi per 18.500, cioè eravamo puri emettitori nel 2000. Riportando i valori di aumento di produzione, comparabili all'anno 2000, siamo diventati negativi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che attraverso una serie di investimenti e di soprattutto una politica aziendale rivolta alla riduzione dell'impatto ambientale, siamo riusciti a piano piano ad arrivare a questo risultato. Ma è una politica che viene da 20 anni di lavoro fatto con questa visione, cioè
la produzione etica, sostenibile, sostenibile sotto tutti gli aspetti. Perché io voglio sempre, lo ripeto sempre ai nostri colleghi imprenditori, guardate che gli investimenti sull'ambiente danno anche profitto. Lo so che è brutto, la parola profitto sembra brutta, ma è vero, è vero. Aumenta la marginalità dell'azienda e oltretutto rispetti, diciamo, rendi sostenibile il tuo investimento e quindi rispetti le risorse che sono limitate. Le rispetti e quindi dai possibilità di continuare la produzione con le risorse disponibili. Dottore Bracciale, grazie, è stato di una chiarezza. Quindi la testimonianza, diciamo, degli industriali del latte l'abbiamo vista con molta chiarezza e con molta diretta, però diciamo che, e quindi la teniamo nel nostro, nelle nostre speranze, e quindi vedete come sta cambiando il paradigma. Voi immaginate quelli che hanno i capelli brizzolati o bianchi una cosa del genere 3 anni fa in questa fiera? Sarebbe stata veramente equivocata e veramente diciamo fuori luogo per certi versi, ma noi lo vediamo anche con ruminanza. Prima pubblicare qualcosa dove si trattava di ambiente, abbiamo ricevuto anche io personalmente anche delle offese, no, personali eccetera. Adesso vedo che invece sta cambiando completamente il paradigma, ma in un anno, cioè io vedo una compatta condivisione del mondo degli allevatori, compatta in maniera compatta, e una, diciamo, perplessità di chi produce beni strumentali per l'agricoltura, una scarsa attenzione, tranne esempi che abbiamo portato, diciamo, del gruppo Bracciale, da parte dell'industria lattiero-casearia, sul fatto che questa cosa qui sia da fare non tanto, perché qual è lo spettro? Per questo mi è piaciuta e la ringrazio ancora, dottore, della sua testimonianza. Adesso abbiamo contemporaneamente la sfida del greenwashing, cioè chi utilizza queste terminologie eco-friendly, sostenibili, eccetera. A sproposito, adesso non c'è tempo per fare l'elenco di quello che c'è in giro, purtroppo, che sta parallelamente crescendo come le fake news di Facebook, che salutiamo e che sta dando questa opportunità. Però volevo un attimino, ma per concludere, perché i nostri tempi sono piuttosto stretti, io volevo chiedere due cose, per dare poi alla fine la parola alla dottoressa Fabiola Canavesi, perché noi siamo concreti, siamo molto operativi. Volevo dare, anzi te la do subito, va, cambiato idea. Fabiola, allora tu sei un personaggio della nostra zootecnia piuttosto strano. Perché? Perché Fabiola Canavesi, nel suo curriculum recente, è stata quella che ha sostanzialmente fatto gli indici di selezione genetici della frisone italiana. Cioè gli animali che sono di là sono figli dei suoi indici di selezione. E quindi nel bene e nel male sei la mamma, senza offendere ovviamente, della frisona italiana. E Fabiola è una genetista piuttosto famosa, poi è una storica collaboratrice di Ruminanzia, però ti volevo chiedere questo. Tu stai collaborando con un gruppo italiano, no? Il gruppo Insieme, i tori italiani, su cui non faccio approfondimenti chiaramente, però volevo dire, una battuta Fabiola, perché abbiamo quasi proprio esaurito il tempo a disposizione. Il gruppo Insieme, cioè voi, quindi la selezione genetica italiana, ha pensato di scegliere o selezionare, non abbiamo ben capito se scegliere e selezionare la stessa cosa, tra i tori disponibili come riproduttori in Italia, quelli che possono essere adatti alla stalla etica, cioè che conferiscano alla discendenza quelle caratteristiche funzionali che permettono, due punti, un minore uso di farmaci, una migliore fertilità, una maggiore longevità, cioè che permettano di fare in pratica quello che l'economia degli allevamenti e dei consumatori poi ci sta chiedendo sostanzialmente. Esatto. Devo parlare un po' più piano, scusate.
Sì, sarà online da domani, mi dicono. Il primo catalogo l'abbiamo chiamato il catalogo dei tori bioetici, abbiamo semplicemente selezionato tra tutti i tori disponibili quelli che trasmettono alla progenie le caratteristiche che ricordava prima Fantini, perché all'interno del mondo della frisona di tori ce ne sono tanti e ci sono anche quelli che magari fanno un po' meno latte, ma in realtà creano molto più reddito perché danno delle figlie molto più funzionali, quindi con costi di produzione minori, magari fanno meno latte in assoluto, ma ne fanno di più per tutta la durata della lattazione, facendo un parto all'anno, senza prendersi la mastite, senza zopparsi troppo spesso, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi sono animali che in condizioni di allevamento biologico o più meno spinto, diciamo, rendono molto meglio ed è più facile far esprimere al meglio in quella che dovrebbe essere la caratteristica stalla etica, diciamo. E speriamo che sia uno strumento utile, perché come dico io sempre, a costruire la stalla etica si comincia dalla genetica delle vacche, non è detto che sia la stessa che c'è negli allevamenti intensivi spinti all'ennesima potenza della produzione. Grazie Fabiola. Adesso volevo fare un'ultimissima domanda, Marta. Voi avete visto sulle sedie un foglio, perché uno dei è facile, poi sai, sempre dal dire il fare c'è di mezzo il mare. Brassale ha fatto degli investimenti importanti, per cui è arrivato. Però c'è un tema tecnico piuttosto complicato. Cioè i consumatori facciamo molta fatica, almeno io faccio molta fatica, a spiegargli che non togliamo i vitelli dalla madre dopo molto tempo, ma li togliamo subito per salvargli la vita sostanzialmente. E per in qualche modo proteggerli da un punto di vista sanitario. Però il consumatore, soprattutto il consumatore urbanizzato e soprattutto il consumatore, come diceva il dottor Santori o meglio Pasqualino, che ha una visione antropomorfizzata degli animali, il fatto di togliere il bambino alla mamma alla nascita non è che gli fa poi tanto, non è che gli piace poi molto, no, questa cosa qui. Ma sappiamo anche che da un punto di vista tecnico è una sfida di una complessità inaudita, perché l'allontanamento tardivo del vitello dalla madre comporta una mortalità imponente degli animali. Allora Marta, tu ci hai distribuito, adesso io non so dove l'ho messo ma è uguale, ci hai distribuito un questionario che è intitolato "Sistemi alternativi alla separazione precoce vacca-vitello in Italia, si può fare così etico?". Ci spieghi in due battute che cos'è e prego poi di almeno gli allevatori presenti di compilarlo, ma poi ne parleremo molto su Ruminanzia. Sì, noi siamo un gruppo di ricercatori dell'Università di Padova. Vi chiedo una cortesia, non ho detto il suo cognome, che sarebbe Bersic, ma è un'italianizzazione di un cognome molto più complicato da pronunciare, che si dice, Marta? Bersic. Che io non saprei mai ovviamente pronunciare. Sì, noi siamo un gruppo di dell'Università di Padova e adesso stiamo portando avanti questa breve ricerca sulla percezione dei diretti coinvolti nel settore su quelle che potrebbero essere le alternative alla separazione precoce vacca-vitello. Quindi abbiamo redatto questo breve questionario, ci vogliono pochi minuti per compilarlo, dove vi chiediamo proprio la vostra opinione e quindi di segnare da un minimo a un massimo quali sarebbero insomma le vostre visioni e qual è la vostra opinione, proprio perché ci stiamo chiedendo se quello che il Nord Europa ci sta insegnando e ce lo indica come fattibile, come raggiungibile, si potrebbe fare anche in Italia. Bene, ti prego, sai, queste situazioni servono anche a prendere degli impegni che poi non si possono, diciamo, disdire, anche perché questa riunione sarà, questo incontro è su Facebook, ma poi sarà su YouTube, quindi ci sarà un'impronta indelebile sulla rete. E quindi vi chiedo all'Università di Padova, qui abbondantemente presente il professor Gabbai, eccetera, e i suoi collaboratori, di non abbandonarci, perché senza comunità scientifica, sinceramente, andiamo a procedere a tentativi e non abbiamo né il tempo né la voglia, di farlo. Se aspetti un secondo, Sara, vorrei chiedere se c'è qualche intervento magari o qualche considerazione del pubblico. Vi volevo far vedere, sono pochissimi secondi, una
che le chiamano le whiteboard animation, che abbiamo realizzato perché volevo spiegarvi bene, ma con poche battute, che cos'è per noi la stalla etica. Se funziona tutto il meccanismo, ci proviamo, perché il problema qual è? È un problema di audio. Vai, procedi. La gente è sempre più sensibile ai diritti degli animali da allevamento, alla sostenibilità della produzione del cibo e alla necessità di un uso prudente e responsabile degli antibiotici. Per fare la sua parte, il consumatore cerca cibi di origine animale, come la carne, il latte ed i suoi derivati, provenienti da allevamenti sostenibili, che producono pochi inquinanti, consumano poca energia o addirittura la generano, e dove gli animali conducono una vita molto simile a quella che avrebbero avuto in natura, ma senza gli svantaggi dell'ambiente selvaggio. La gente pensa che mangiare carne e bere latte di animali che non hanno sofferto e che sono allevati assecondando il ciclo naturale delle cose faccia bene alla propria salute psicofisica. Il consumatore è disposto a pagare di più per cibi prodotti in questo modo, permettendo così agli allevatori di aiutare gli animali e l'ambiente. Noi di Ruminanzia abbiamo costruito un modello ideale di allevamento delle bovine da latte che abbiamo chiamato stalla etica, dove produrre il latte etico. Un approccio olistico, o meglio integrato, di allevamento del futuro, dove contemporaneamente vengono applicate nuove conoscenze di genetica, nutrizione, gestione, sanità ed ambiente, finalizzate al benessere e alla sostenibilità della produzione del latte. Se si deve ridurre al minimo l'uso dei farmaci, si devono selezionare bovine naturalmente più resistenti alle malattie, più fertili e longeve. Le bovine che vivono negli ampi spazi privi di costrizioni previste dalla stalla etica possono esprimere il loro naturale comportamento ed essere più fertili, più sane ed al riparo da predatori e disagi atmosferici, come il caldo eccessivo ed il freddo. La vaccinazione, l'igiene, la biosicurezza ed il comfort ambientale riducono all'indispensabile l'uso dei farmaci. Per ridurre al minimo la produzione di sostanze che dai liquami possono inquinare la terra e le acque, la nutrizione delle bovine deve diventare di precisione e quindi utilizzare la minima quantità di nutrienti necessari per soddisfare i loro fabbisogni nutritivi. Le stalle etiche sono molto grandi, per cui possono ospitare impianti fotovoltaici, solari termici e fornire liquami ad impianti di produzione di biogas e biometano. Queste stalle possono quindi essere unità di produzione di energia elettrica e biocombustibile, in grado di generarne una quantità superiore a quella che devono utilizzare. Gli impianti di biogas, alimentati solo con i liquami, possono inoltre produrre un ottimo concime naturale. I liquami prodotti dalle bovine, prima di essere smaltiti nei campi, vengono accumulati in grandi vasche di stoccaggio, dove, fermentando, possono produrre grandi quantità di gas serra. Le stalle tipo compost barn sono molto grandi e prevedono superfici di riposo di oltre 20 metri quadrati a capo, dove le feci e le urine non vengono rimosse, ma fatte asciugare per movimentazione. Solo i liquami, che si accumulano nelle zone dove le bovine mangiano, vengono rimossi, portati nelle vasche di stoccaggio e poi dirottati negli impianti di biogas. L'alimentazione di precisione, la gestione attenta delle vasche di stoccaggio del liquame e l'uso di lettiere tipo compost barn, ma anche di cuccette, permette la riduzione al minimo delle produzioni dei gas serra. Quindi, stalle etiche dove produrre il latte etico, con il quale produrre formaggi, latte da bere, yogurt e gelati etici. Direi che ci fermiamo qui. Grazie, abbiamo sforato solo un quarto d'ora, quindi ci vediamo alla prossima fiera.